qualvolta che mi chiedono di dove sia e io rispondo Bolivia, noto nello sguardo di chi mi sta di fronte una sorta di assenza, come se non sapessero appunto dove è Bolivia. Onestamente penso che non lo saprei nemmeno io se non fossi boliviana. Ecco perché mi è venuta l'idea di fare questo video, in modo che vi possa parlare un po' di più del mio paese, o secondo, primo, non lo so, comunque del paese dove sono nata, la Bolivia. Quindi queste sono le 25 curiosità sulla Bolivia. Però prima di iniziare con il vero e proprio video, se questa è la prima volta che mi stai guardando, io sono Claudia, sono boliviana, sì, però vivo in Italia ovviamente, e niente, ti invito anche ad iscriverti al mio canale, molto semplice, devi solamente cliccare sul bottoncino iscriviti ed è fatto. La Bolivia si trova esattamente al centro del Sud America, per questo viene anche chiamata El Corazón de Sudamérica e confina con quasi tutti i paesi sudamericani. Infatti confina con il Brasile, il Perù, il Cile, l'Argentina e il Paraguay. Una domanda che mi viene posta spesso è: ma che lingua si parla in Bolivia? Oppure, mi parli in boliviano? Beh, la risposta è molto semplice in realtà. Si parla solamente lo spagnolo, o ad essere precisi il castellano, che non è esattamente lo spagnolo, perché lo spagnolo è proprio il castellano di Spagna, mentre questo spagnolo che viene parlato in Sud America viene anche chiamato normalmente latino. Almeno personalmente lo trovo un po' più simpatico dello spagnolo parlato in Spagna, perché non hanno quella F, e ci sono alcune cose che cambiano, e secondo me è molto più romano, romantico, molto più sexy. Però in realtà in Bolivia non è l'unica lingua che si parla, infatti sono parlate anche alcune lingue più antiche, quindi native, che sono il guaraní, l'aymara e il quechua. La Bolivia si suddivide in 9 regioni, o anche chiamate departamentos, dipartimenti, che hanno anche nomi un po' buffi: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Oruro e Potosí. All'interno del paese gli stessi boliviani operano una distinzione in base al luogo di nascita, ovvero al luogo anche di appartenenza. Solitamente si suddivide in occidente boliviano ed oriente boliviano, e quindi la distinzione tra Colla e Camba, o anche tra indigeni e discendenti europei, e per farla più breve, tra brutti e belli. La Bolivia è l'unico paese sudamericano, insieme al Paraguay, a non avere una salita al mare, uno sbocco sul mare. Abbiamo quindi i laghi, i fiumi, le lagune, le docce, i bagni, ma non abbiamo il mare. La Bolivia ha storicamente due nemici, sono il Perù e il Cile. Il Perù perché in passato comunque la Bolivia faceva parte del virreinato del Perù e quindi veniva chiamato l'Alto Perù, mentre con il Cile, beh, con il Cile perché c'è tutta Sud America ce l'ha con il Cile, perché quindi anche la Bolivia, no? Una bugia in realtà, perché gli ha rubato il mare. In Bolivia è presente il lago navigabile più alto del mondo, che condivide anche con il Perù, che è il lago Titicaca. Ok, sì, iniziamo con le battutine. Titicaca. Nei libri di geografia la Bolivia viene spesso etichettata come un paese andino, anche se non è propriamente così, ovvero sì un paese andino, ma solamente un terzo del paese è ricoperto dalle Ande, quindi solamente per un terzo è un paese andino, per i due terzi il paese invece è ricoperto, tra virgolette, dall'Amazzonia, quindi possiamo affermare che la Bolivia è un paese amazzonico. A sud-ovest della Bolivia è possibile trovare la più grande distesa di sale al mondo e oggigiorno è l'attrazione turistica più rilevante del paese. Si tratta del Salar de Uyuni, che è un deserto completamente di sale. Era un lago, ovviamente si è asciugato, è diventato il deserto di sale più grande del mondo. E inoltre nelle stagioni delle piogge è possibile assistere ad un fenomeno unico nel suo genere, ovvero il Salar de Uyuni diventa il più grande specchio del mondo. Sarà quasi impossibile poter distinguere quale sia il lato riflesso e quale no. Durante il XVI e il XVII secolo Potosí divenne una delle città più importanti del mondo grazie alla scoperta dell'argento. Dal 1572 e per ben 212 anni venne estratta una grandissima quantità di argento, tanto che si sparse la voce che si sarebbe potuto costruire un ponte che partiva proprio da Potosí e finiva in Spagna. Si diceva tuttavia che lo stesso ponte si sarebbe potuto ricoprire con i corpi degli schiavi morti nelle miniere. Lunga 56 km e che collega La Paz
piazza a Coroico, è la strada di comunicazione più pericolosa del mondo. La via degli Yungas, ribattezzata dai boliviani il cammino della morte, è una strada strettissima, senza parapetti, che risale la montagna ricoperta di foresta tropicale, sfiorando precipizi spaventosi. Sicuramente sarà una delle strade più spettacolari del mondo, ma io onestamente la percorrerei solamente a piedi. In Bolivia sono presenti le due statue religiose più alte del mondo. La prima è il Cristo della Concordia, che si trova a Cochabamba in cima al Cerro San Pedro. Supera di pochi centimetri il Cristo più famoso, quello di Rio de Janeiro. La statua rappresenta Gesù con le braccia aperte, in simbolo di protezione su Cochabamba e di ospitalità degli abitanti della città. La seconda invece è la Virgen del Socavón, che si trova a Oruro, rappresenta la Vergine della Candelaria, molto venerata soprattutto dai minatori che la ringraziano e che le chiedono che non manchino loro le ricchezze minerarie. Fino a qualche anno fa, per raggiungere il centro di La Paz, a 3640 metri sopra il livello del mare, da un altro punto della città che appunto si chiama El Alto, a 4080 metri, in media ci si impiegava 2 ore per via del traffico. Dal 2014, per rispondere alle esigenze dei pendolari, è presente un ottimo sistema di funicolari chiamato Miteriferico, che ha la stessa funzione di una metropolitana. Questa funivia è lunga 10 km ed è attualmente la più lunga del mondo. Nonostante in Sud America si nasca con la passione per il calcio, si vive per il calcio, si piange per il calcio, insomma il calcio è tutto in Sud America e quindi anche in Bolivia, la Bolivia, ovvero la Verde, la nazionale boliviana, non spicca come le altre nazionali, quali possono essere l'Argentina, Colombia e Brasile. In realtà fa a gara con il Venezuela a chi è l'ultimo in classifica. Questa potrebbe essere un'informazione sconvolgente, ma non troppo. La Bolivia è l'unico paese latinoamericano e tra gli unici 10 al mondo a non avere McDonald's. La famosa catena di fast food infatti ha avuto breve vita all'interno del paese perché ai boliviani non è piaciuto fin da subito, sia perché fa male all'ambiente, alla salute e anche al portafoglio, ma soprattutto alla tradizione e alla loro cultura. Tra le varie ferie che ogni anno si festeggiano in Bolivia, secondo me quella che è degna di nota è quella che si svolge a La Paz, che si chiama la Feria de las Alacitas, tradotta letteralmente festa della compravendita. Alacita, infatti, in Aymara significa comprare. L'attrazione principale è la vendita di qualsiasi cosa, però in miniatura. Si offrono al dio Aymara dell'abbondanza e le Keko affinché possano diventare realtà in un futuro non molto lontano. Per esempio, se una giovane coppia sta per comprare casa, si compra una mini casetta, quindi una miniatura di una casa, e la si offre al dio in segno di buon auspicio. Sempre a proposito di eventi particolari, non è assolutamente da perdere il carnevale di Oruro. Secondo me, ogni boliviano nella propria vita dovrebbe recarsi almeno una volta al carnevale di Oruro. Meno conosciuto di quello di Rio, ma sicuramente altrettanto colorato quanto caotico, si tratta di una festa religiosa che ha luogo appunto ad Oruro e dura diversi giorni. Un'ottima scusa per i boliviani per far festa, mangiare e soprattutto bere. È riconosciuto patrimonio mondiale UNESCO dal maggio del 2001 ed è una festa religiosa che si incentra su balle e musiche tradizionali dell'Occidente, tra cui vi menziono quelli più famosi. Abbiamo la Diablada, che è il simbolo proprio massimo del carnevale, la Morenada, il Caporale, Stincus, Pucuyai e Suri Sicuri. Il cochabambino non mangia per vivere, ma vive per mangiare. È un detto tipico della città di Cochabamba, capitale gastronomica della Bolivia. Dal silpancio al chicharrón e con più di 30 piatti tipici tradizionali, di sicuro non è la città ideale per chi ha intenzione di perdere qualche chilo di troppo. Passeggiando per il centro di La Paz è possibile addentrarsi in una delle vie che in passato era molto temuta, la via o il mercato delle brujas, ovvero le streghe. Oltre ad essere cattolici, i boliviani sono ancora legati ad antiche credenze e riti andini, ed è per questo che il mercato de las Brujas rimane un'attrazione turistica e non. Ciò che salta subito all'occhio sono le centinaia di feti di lama appesi ai bordi dei negozietti, le 1000 candele colorate e altri piccoli amuleti da offrire in dono alla Pachamama, che è la Madre Terra.
Sempre rimanendo in tema di antiche tradizioni, soprattutto la pas si usa ancora indossare i vestiti tipici di un tempo. Non è quindi strano poter vedere passeggiare per la città donne con enormi gonne, trecce e piccola bombetta. E la famosa ciolita, uno dei simboli della Bolivia. Per molti anni il termine ciolita è stato offensivo, usato dalla popolazione bianca per indicare quelle donne di rango sociale inferiore e che in molti casi non parlavano nemmeno lo spagnolo. Oggigiorno la situazione è cambiata, infatti ricoprono anche ruoli politici importanti. Se da un lato la Bolivia è scarsa nel calcio, invece se la cava benissimo nel ballare. Si stima che ci siano più di 100 balli tipici e folcloristici, tra cui quelli più importanti già ve li ho menzionati prima. Menzione particolare invece voglio riservare alla cueca, che è un ballo che condivide anche con i paesi vicini ed è presente in diverse varianti a seconda del dipartimento in cui ci si trova. Quindi troveremo la cueca paseña, cochabambina, tarijeña, potosina e chuqui saqueña. Non lontano dalla capitale della Bolivia, che è Sucre, non La Paz, per gli appassionati di storia, anzi preistoria, si trova Cal Orco, un sito dove è possibile ammirare più di 10.000 impronte di 462 specie diverse di dinosauri, facendo così della Bolivia il paese con il maggior numero di impronte di dinosauri del mondo. Se pensavate che il delfino fosse solamente grigio, beh, vi sbagliavate. In Bolivia, come anche gli altri paesi amazzonici, vive il famoso delfino rosa, scientificamente conosciuto come Inia. È un animale solitario e si lascia avvicinare dall'uomo anche senza estrema diffidenza. Fortunatamente non è un animale cacciato dall'uomo, anche se gli reca diversi danni perché gli distrugge le reti per pescare. La Bolivia è un paese dove si può comprare legalmente la coca. Non sto parlando della cocaina, ma della foglia di coca. L'utilizzo di questa foglia risale ai tempi più antichi. Ottimo alleato in passato per migliorare la produzione semischiavista nelle miniere, attualmente viene masticata per combattere il mal di testa causato dall'altezza nelle zone andine. Io ho provato a bere il tè di coca, ma onestamente non mi è piaciuto per niente. Ultima curiosità che vi lascio è quella di farvi scoprire qualcosa che effettivamente quasi nessuno sa. In realtà non lo sapevo nemmeno io fino a qualche anno fa. Lo sapevate che due canzoni famosissime a livello mondiale in realtà sono boliviane? Ovvero sono state vendute, cedute, plagiate. La prima è Lambada di Kaoma. La canzone infatti era un adattamento non autorizzato di Llorando se fue del gruppo boliviano Los Carcas, prodotta nel 1981. I fondatori Gonzalo e Ulises Hermosa citarono in giudizio l'altro gruppo chiedendo $1.000.000 come risarcimento, di cui ne ricevettero solamente 150.000 e il caso poi fu chiuso. L'altra canzone è Bomba di King Africa, la quale invece è una cover della canzone Bomba degli Azul Azul. Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba. Se alle feste ballavate bomba, sappiate che è una canzone boliviana. E quindi queste sono tutte le 25 curiosità sulla Bolivia. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia interessato e che abbia arricchito anche il vostro bagaglio personale. Spero anche che vi abbia fatto venire voglia di conoscere la Bolivia e quindi di poter pensare ad un ipotetico viaggio in Bolivia. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Bye! Bolivia.